ringrazio innanzitutto di essere venuti tutti da località distantissime, Domodossola, Rimini, Firenze, Verona, insomma, quindi grazie a tutti quanti, grazie anche per aver partecipato al premio Albus Club. Sono molto contenta del successo che sta avendo questo premio, perché ci tenevo molto a contrastare questa idea che gira che la bibliofilia sia una cosa per anziani e che il libro cartaceo non esisterà più. Io spero che non sia così, e quindi sono molto contenta di vedere persone molto giovani come Elisa, che è qui da Firenze, ha soltanto 19 anni, ha scritto un saggio meraviglioso, che amano i libri non solo con passione, diciamo una passione incompetente, ma invece con competenza e con veramente una capacità che a 19 anni è molto, che mi ha molto colpita. Allora, voglio parlare poco, il premio lo conoscete già, l'ho creato io nel 2019, siamo giunti alla seconda edizione hanno partecipato 71 ragazzi e ragazze da tutta Italia. La presenza femminile è anche abbastanza nutrita, diciamo un terzo, cosa che mi fa molto piacere, non sono sempre soltanto uomini. Anche qui c'è un terzo. È vero. Perché no, a me piace anche, uno dei miei, diciamo, soggetti di studio è la bibliofilia al femminile nei secoli, perché esistite anche delle importanti. Un terzo, ma sei anche Magna Pass, come vedete, abbiamo accenno. E quindi ecco, io quello che mi sono riproposta di fare è leggere una frase per ciascuno dei vostri saggi che mi ha colpita. Allora, scusate, 1, 2, 3, eccoci qua. Allora, inizierei da Davide Galli, che è il vincitore di questa edizione, che ha scritto un saggio molto divertente, ci è piaciuta la sua verba, poi credo che, come abbiamo fatto con Matteo Morelli, lo pubblicheremo poi sul sito in modo che tutti lo possano leggere. Lui ha scritto un saggio seguito poi da un vademecum di consigli pratici in cui dice che ci vorrebbero pene severe per editori superficiali, divieto assoluto di qualsiasi altro genere di regalo lì fuori dai libri, lavori forzati per chi non rispetta i libri in comune, mi sembra molto diciamo auspicabile per certi aspetti. La frase che ho scelto per il suo saggio è questa: attraversare scaffali ricolmi di libri antichi è come essere immersi in un cielo pieno di stelle, siamo avvolti da informazioni lanciate centinaia di anni prima di noi. E questo è una cosa meravigliosa, perché se noi siamo qui e se noi questa società è com'è è perché lo dobbiamo a 500 anni di libri cartacei che hanno consentito al pensiero umano di evolversi. Allora, quale leggo adesso? Mi sbrigo. Allora, Jonathan dice, ha sottolineato, lui ha scritto un saggio molto erudito, ha svolto molto bene il tema, perché il tema di quest'anno era come rendere il libro un oggetto, come far tornare ad essere il libro un oggetto di culto. Mi sembrava una domanda interessante da porre alle nuove generazioni, cioè come le nuove generazioni spiegherebbero ai loro coetanei perché i libri sono oggetti straordinari, perché vale la pena di continuare a preservarli nel tempo, no? E non tutti hanno saputo rispondere a questo come, perché alcuni si sono un po' dilungati sulle loro, no, sulle loro collezioni e hanno scritto saggi un po', diciamo, un po' egocentrici, senza troppo rispondere alla domanda. Altri invece hanno pensato molto bene al come. E Jonathan senz'altro ha parlato di questa unità di forma e contenuto che è molto, secondo me, importante, caratteristica del libro cartaceo, fluire in uno stesso oggetto il sapere e la bellezza. Questo è il primo motivo che dovrebbe spingere un giovane a collezionare libri antichi e rari. E secondo me sono assolutamente d'accordo su questo. Poi, allora, Elisa dice una cosa bellissima, Elisa Kelly,
giovanissima, dice: vedere la vostra libreria crescere sarà un'immensa soddisfazione, dato che mano a mano starete dando forma, libro per libro, al riflesso di voi stessi. E poi, allora, e poi Andrea Frizzera dice, allora, questo è anche molto bello, in un mondo in cui con estrema facilità è possibile reperire ogni tipo di informazione e leggere con rapidità quanto ci serve, è necessaria un'opera eroica, ma importantissima, da parte di chi ha il compito di istruire le nuove generazioni nell'infondere loro anche una cultura della lentezza e della riflessione. E trovo che questo sia assolutamente appropriato in questa cultura in cui tutto deve essere fatto ieri e troppo veloce, troppo superficiale. Poi Lisa ha scritto una frase meravigliosa che termina il suo bellissimo saggio: non siate collezionisti, siate custodi, sarete solo un capitolo nella vita dei vostri libri, quindi cercate di essere il capitolo che vorreste leggere. Bellissima. E leggo per ultima questa frase che è di Francesco Materno, perché è una frase che vorrei, se possibile, trasportare nel futuro anche con l'Albus Club. Lui dice: sarebbe bellissimo se in una classe del liceo ogni studente avesse una vecchia copia ottocentesca dei Promessi Sposi del Manzoni. E io trovo che questo, cioè portiamo i libri nelle scuole, portiamoli, perché devono, io stessa, che voglio dire a 19 anni ero lontana, probabilmente guardavo ancora cartoni animati, ero lontanissima da quello che Elisa scrive nel suo saggio, però non, quando studiavo letteratura non avevo un'idea precisa della materia di Tarno, non so, dell'Orlando Furioso, che della prima edizione del libro cartaceo, cioè per me erano cose astratte, erano testi soprattutto. Invece la materialità del libro andrebbe portata nelle scuole, dovremmo un po', ecco, partire da lì. Forse il tema della scuola, del partire dalla scuola a insegnare, e la scuola dovrebbe insegnare ad amare i libri, non solo la lettura ma anche l'oggetto libro, è un tema che ricorre in molti saggi, devo dire. Quindi per me basta così. Passo la parola al presidente Giorgio Mondetti. Buona giornata a tutti, grazie per queste indicazioni, anche per questo panorama, diciamo, sul libro in questo momento, anche perché il problema come far diventare il libro un oggetto di culto era l'argomento che ci siamo posti, un argomento che poteva essere considerato anche un po' fuori tempo, nel senso che veniamo da una stagione che voi forse non avete conosciuto, precedente, cioè 20 anni fa, chi c'era si può ricordare molto bene che spesso sui giornali, su anche altre fonti di informazione, si sentiva spesso parlare, non solo in Italia ma anche all'estero, parlare della morte del libro. Mi piacerebbe fare, facendo una ricerca su molte cose, c'era spesso questa sentire questo modo di dire. Perché? Perché erano i momenti in cui si vedeva, era arrivato internet, stava arrivando, quindi tutti i sistemi di informazione e di comunicazione sembravano destinati ormai a transitare sul digitale. Questa è una stagione che però è passata. Devo dire che oggi molto meno si sente parlare, anzi non si sente più parlare della morte del libro. Se non ho visto qualcosa in giro oggi, che c'è qualcosa che sta uscendo, ma credo che lo veda con gli occhi di oggi, cioè come di una stagione che è passata. Certamente il libro è destinato a rimanere, anzi c'è quasi un eccesso, se si fate caso, nei sistemi nostri di comunicazione, sto pensando alla televisione e agli altri sistemi, del fatto che ciascuno, qualsiasi cosa faccia, deve scrivere un libro. C'è questo atteggiamento che è di recente, poco tempo fa. Quindi si è passato in un certo senso al passaggio opposto. Cioè, se tu vuoi solidificare la tua figura negli anni della digitalizzazione, negli anni, diciamo, della informazione rapida e tutto sommato fuochi di paglia probabilmente, tu devi avere un libro. Per cui si sta cambiando, non dico noi, ma all'interno dei media principali. L'idea sta tornando, l'idea della presenza del libro, cioè è molto più presente di quanto possa essere. Ed è interessante che in questo contesto, come abbiamo sentito anche da quanto ci ha ricordato poco fa la collega, parlare, quindi non semplicemente il libro come luogo di come comunicazione, in sostanza generica e generale, ma soprattutto il libro come oggetto di culto.
ha detto quindi facciamo un secondo gradino con questo tipo di interventi, con i vostri interventi, perché da quello che nasce, da questo logico, il libro non è, come appunto abbiamo appena sentito, semplicemente un sistema di comunicazione astratta, di testo, che può viaggiare in altri modi, ma eventualmente nella sua concretezza fisica, diciamo, il materiale di oggetto, ed eventualmente oggetto di culto, cioè del fatto, cioè che noi riteniamo che quell'oggetto abbia una sua capacità, un suo valore intrinseco, una sua capacità di presa sulla società molto importante, tanto da costituire un punto al quale noi veniamo come, non dico una forma di salvezza, ma certamente quando si parla di culto si pensa a un elemento che ha a che fare con la nostra salvezza intellettuale futura, diversamente non si parla di culto, il culto sempre quello, ma avere un punto di riferimento, quindi un punto molto forte che può raggiungere, perché questo si stia arrivando in questo momento, e anche perché molto probabilmente, certamente, in questo passaggio il libro prima svolgeva molte funzioni, funzioni informative, anzi sono proprio le funzioni di informativa spicciola che il libro aveva, che più delle altre sono passate su una vigna. Ad esempio, chiunque abbia come me, come è scritto ai tempi in cui non esisteva internet, è ovvio che io ho bisogno dietro alle mie spalle di una serie di dizionari, uno della PUS molto interessante, perché qualsiasi nome di persona o qualcosa del genere di cui mi capitasse bisogno mi devo voltare e guardare. Adesso ho lo stesso risultato, voi lo fate con due battute Wikipedia, sono strumenti importanti, quindi certamente quella funzione libraria che questi dizionari avevano certamente va a perdersi, va a non essere più così necessario. Perché? Perché quelle stesse notizie le recuperiamo facilmente online. Tant'è vero che se, ancora chiudo, vado a fare un esempio concreto del Ministero, il dizionario biografico degli italiani della Treccani ha passato a loro un momento di crisi, sembrava quasi che lo interrompessero, e l'hanno interrotto, e poi dopo ha ripreso, continua, diciamo, la parte cartacea che è fondamentale, ma la sua struttura è quando è passato online, per cui io quando ho bisogno di notizie di un italiano semplicemente metto il nome, mi viene Treccani, ci sia la formula breve dell'Enciclopedia Treccani e con le dizionari biografiche. Invece prima, per quello, proprio per quello, avevo questo bellissimo dizionario Puccio, che è molto bello, adesso l'ho, diciamo, nella mia stanza, che mi tiene fermo un mobile perché l'ho messo sotto e sempre ci tengo la televisione, quindi ha cambiato completamente funzione. Da essere il dizionario che avevo lì perché era utilissimo, adesso per quella stessa funzione è passata completamente sul digitale. E però c'è tutta una serie di altre funzioni che sono quelle di studio, quelle di ricerca, quello, diciamo, del passatempo. È una delle candidate, ricordate, il tempo, il rallentamento del tempo, cioè la nostra mente, cioè questi sistemi hanno, diciamo, l'energia della velocità, che è utilissima quando sto scrivendo qualcosa, devo sapere chi era, come si chiama, giusto, ma che invece nella lettura, nel tempo presente, quando uno vive con se stesso, ci vogliono i tempi rallentati, la pausa della lettura, perché la pausa è fondamentale nell'attività di lettura. Il momento in cui io faccio pausa, che la mia mente riesce più facilmente a cogliere il succo delle cose, ed è per questo che io credo per il libro ci sarà ancora molta vita in futuro. Grazie. Rapidissimamente vi ringrazio di essere tutti qua. Vi ringrazio anche perché ho avuto un'esperienza recente, quando avete dei libri a scaffale, sapete perfettamente che c'è un casermande che di notte li sposta, quindi cercate qualcosa, non lo trovate. Allora, mi sono fatto aiutare da un ragazzo ed è venuto fuori che, bravissimo, aveva voglia di lavorare, ma gli parlavo di un libro che mi stava maneggiando, perché assieme controllavamo che i libri fossero nello scaffale giusto, e in genere non rispondeva. A un certo punto ho capito che lui dei libri proprio non gliene fregava niente, non sapeva nulla, però appena facevamo, che ne so, una piccola pausa a caffè, si precipitava a fare su WhatsApp, perché quello sembra il mondo. Però è un mondo che a me fa venire in mente Benatone, che parla a
Palazzo Venezia e parla, non ha dialogo, non c'è comunicazione, perché io esprimo, io su WhatsApp scrivo, ma non aspetto una risposta, io su Facebook mi espongo, ma non me ne frega niente di quello che dicono gli altri. Il bello del libro è che io invece sono, colloquio con una persona. Quando una persona come Papa Giovanni XXIII, invece di parlare alle folle, andava a Rebibbia e parlava con un carcerato, instaurava un dialogo. Dovremmo proprio tutti riprendere il gusto, la passione del parlare ascoltando. E io sono convinto che se siete qua perché abbiamo i libri e perché riuscite a capire qual è l'importanza di un dialogo con qualcuno che ha messo messaggio in una bottiglia, che era 500 anni fa, e poi su questa bottiglia finalmente è arrivata e così di accarezzare una bella lettura. Il lavoro di persone che hanno messo l'anima per riuscire a far arrivare qualcosa anche a tutti. Io quindi sono particolarmente contento perché dimostrate di essere diversi, ma nel senso che non si può vedere. E quindi sono molto contento di potervi dare anche degli strumenti per aiutarvi a vedere quindi cosa. Le schede, il lavoro di librare solo un professionale, però io ho cercato di non cancellare queste cose, quindi ero accumulato tutto l'archivio storico, tutte le schede che passano a librare, non si chiama mai di proposito. E molto volentieri mi iscrivete alla mia mente, io sono certo malato e se è Giorgio Marino.com e vi attivo un abbonamento, così potete anche usare e vedere un po' i prezzi. Qui cosa mi hai espresso un giudizio sui libri che avete e su cui scoprite che avete fatto la parte. Sono molto contento quindi di fare questi omaggi e vi auguro di poter continuare a vivere al meglio certe situazioni dove internet è fondamentale, ma è bellissimo avere tra le mani. Grazie. Posso intromettermi? Certo. Prego. Questo signore è del Museo della Stampa di Lodi. Di Lodi. Benemerito. Il mio presidente, perché io il presidente dell'associazione del Museo della Stampa. Bravo. Ho fatto anche un piccolo omaggio per i... Ah, fantastico. Se poi passate potete vedere come abbiamo realizzato. Grazie. Bene, direi di... Grazie a lei, mille. Avete ricordo. Abbiamo stampato questa mattina loro, sono freschi, freschi di stampa. C'è un profumo di inchiostro. Fantastico, fantastico. Poi uno anche per Chiara. Grazie. Dove sei esattamente nella parte gialla? Siamo tra il bar e i servizi. Ok. Grazie sempre al dottor Malavaggi che ci ha sempre ospitato con grande piacere. Lo so, assolutamente. Grande piacere. Ne approfitto allora per ricordare, per capire bene dove ci troviamo, con il museo diciamo, della stampa di Lodi, anche soprattutto con l'associazione di cui lui fa parte. Sono ancora presidente in attesa di essere sostituito, ma non faccio fatica a trovare qualcuno, e in sostanza l'associazione italiana dei musei delle stampe della carta, che ha sede sempre qui a Milano e in particolare ha la sede presso la sede della Conferenza, in sostanza presso, perché era un'associazione che era nata proprio nel momento in cui 20 anni fa, quel passaggio di cui parlavo anche prima, c'era stato un momento in cui nel passaggio dalla stampa fisica con i macchinari, diciamo la nuova stampa digitale, c'è stato un momento in cui sia le competenze professionali, che lui ha in modo egregio tra l'altro, sia e quindi un patrimonio che dicevamo di tipo intellettuale, sia eventualmente macchinari
che se ne andava, che si stava perdendo quella che era una tradizione tipografica fisica. E quindi ci siamo trovati allora, prima a Urbino, da varie parti, e si è deciso quindi di costituire questa associazione, d'accordo con ovviamente le imprese, ecco perché erano collegati sia all'Asso Grafici che all'Asso Carta, che alla Cina, che alla serie di associazioni di produzione del libro, proprio per fare in modo che sorgessero musei in grado di salvaguardare questo patrimonio. Uno dei primi musei sorti allora con Schiavi è stato proprio a Lodi. A Lodi c'è quindi questo museo della tipografia molto importante, molto ampio. Per fare pubblicità, però abbiamo 2000 metri quadri. Erano 2000 metri quadri di un'azienda tipografica in cui alcuni macchinari sono rimasti, ma certamente servono proprio per mantenere il ricordo e anche l'attività, perché qui c'è anche un problema di non solo di musei ma anche di atelier, di un tipo di attività che fa sì che resti e resta ancora oggi proprio questo tipo di testimonianza, sostanza, al quale sono, siamo grati a questo. Quindi abbiamo parlato prima della dottoressa anche di tecnica, quindi ma infatti adesso che sperando che la pandemia ce lo consenta, ricominceremo con la News Club a fare delle visite, non soltanto degli incontri online. Vogliamo venire a trovarvi, assolutamente. Quindi ce ne sono anche da varie parti, anche in Zeta della Carta, tipo Pesce, tipo Toscolano, c'è una serie di attività che sono strettamente connesse anche con l'Alto Scolare. Ecco, io mi trovo ad essere per motivi vari presidente dei due, li ho sempre tenuti divisi perché c'è da lavorare sia da una parte che dall'altra, e quindi non bisogna moltiplicare, però certamente mi sono molto utile. Ecco, direi di basta. Bene, io provo. Chi vuole poi se ripassa di là, se passa di là, facciamo vedere come. Gli altri sono poi in ordine sparso. Francesco Materno. Vi lascio i segnalini da regolare. Certamente, li mettiamo assieme o se li vuoi consegnare tu quando consegniamo l'attestato. Sì, sono troppo buoni. Allora Francesco, vieni qua, sei pure qua così e non so se due parole di quello che ti sei preparato, ma non è ovvio. Io non mi sono preparato niente, però di improvvisare. Su ordine di Malavasi ringrazio Chiara, che è sempre quella che ci tiene unita. Io conosco l'Albus tra l'altro grazie al canale YouTube di Malavasi, che è utilissimo. E insomma, per meno di biofilia posso dire che è una malattia congenita, incurabile, e che è l'unico modo per sopperire a questa disgrazia è abitare in una casa con i soffitti alti. Fortunatamente la casa con i soffitti alti c'è, quindi per il momento spazio c'è. Per quanto riguarda il saggio che ho scritto, una cosa che secondo me si potrebbe fare è parlare con gli editori dei libri delle scuole. Perché fanno dei libri che sono veramente orrendi. Verissimo. Fanno schifo. Io ricordo che quando ero alle superiori, che c'era da studiare Dante, avevo recuperato la vecchia edizione di mia nonna del 1890 e studiavo su quella lì. E quindi ho imparato l'uguale, nel senso. Per il resto, si può dire che l'Aldus negli ultimi tempi ha raccimolato parecchi giovani, e questa è una buona cosa, visto che è diciamo, una passione un po' anche della bibliografia. Io direi che tutto bene. Grazie, no, Francesco, un'altra idea, questa me lo scrivo. Sì, ma dovete parlare con l'editore. Se mi parlate in 5 minuti assieme non ce la posso fare. Allora, ti stavo dicendo, ottima l'idea. Sì, secondo me firma in sé. Presidente, assolutamente. Oh. Editoria scolastica, è vero, anche dai miei tempi i libri scolastici quando veramente Okay. Allora adesso il presidente ti consegna il suo attestato. Elisa Kelly, buongiorno a tutti, per
non in primis, ma partendo proprio dal premio. Infatti è stato un caso, in realtà, la mia partecipazione. Ho scoperto del premio, l'esistenza del premio Albus Club tramite la piattaforma di Instagram, che usiamo tutti i giorni, Innegabile. E in realtà mi ha catturato molto proprio il titolo, diciamo la traccia, ovvero come farli diventare quel tra parentesi, ridiventare il libro, un oggetto di culto. Questo perché appunto facendo parte un po' della generazione più giovane mi sentivo quasi diciamo in dovere di dire la mia dal mio punto di vista sul fatto che in realtà il libro è un oggetto di culto ancora per noi giovani. E quindi appunto avevo quasi l'obbligo di dire la mia su questo. E in primis ho buttato giù quello che pensavo, sono solita farlo, mi piace molto per me stessa. Poi però ho letto, diciamo, le istruzioni sulla partecipazione, era molto semplice, era molto alla portata di tutti e ho detto perché no, proviamo, e tanto non c'era niente da perdere, anzi è quello che diciamo ho portato a casa, è stato tanto, infatti innanzitutto ho scoperto l'Albus Club e non conoscendo ovviamente nessuno perché con il Covid è stato tutto online, però mi sentivo alla fine molto tranquilla perché diciamo, al centro c'era il libro, era ciò che ci legava tutti e quindi è stato molto semplice appunto anche seguire le conferenze che ci sono state in questi mesi, questo grazie anche a Rivolini e appunto ringrazio anche per la gentilezza e la cortesia e quindi sono molto, molto felice di aver partecipato, di aver scoperto l'Albus Club e di tutte le opportunità che sono state legate a questo e volevo ringraziare quindi tutto il comitato direttivo che ha premiato e ha scelto il mio saggio e in particolar modo grazie. Quello che mi ricordo per lei. Grazie. Va bene, sì, abbiamo fatto le risultati. Allora, Andrea, buonasera. Buongiorno, grazie, innanzitutto sono davvero, davvero molto, molto felice. La cosa che più mi ha colto, insomma mi ha impressionato di questo concorso, di questo premio, che è stato anche per me l'occasione di entrare più strettamente a contatto con questa bellissima realtà, è proprio il discorso iniziale che faceva Chiara su il fatto che la bibliofilia può essere, anzi deve essere, una cosa anche per i giovani. Io credo, anzi, che un giovane, magari partendo anche da quelle che sono le sue passioni per avvicinarsi alla bibliofilia e quelle che sono spesso anche le sue risorse, che sono diverse rispetto a chi è più avanti con l'età, possa affinare sempre meglio la propria ricerca. Cioè, essere giovani, partire fin da giovani in un lavoro di questo tipo, con le proprie risorse a disposizione, non può che, dire, a mio avviso, aiutare sempre di più a capire il valore di volta in volta di ciò che ci si trova davanti. E quindi, secondo me, un'iniziativa di questo genere è molto meritoria perché è un grande auspicio sulla qualità dei collezionisti del futuro. E per quanto poi riguarda me, io sono davvero molto emozionato perché a Milano a 16 anni ho fatto la mia prima esplorazione di un mercato antiquario di libri antichi e a Milano ho tra l'altro insomma trovato quello che ad oggi per me è insomma l'esemplare più bello, quello a cui sono legato della mia collezione. Quindi grazie davvero. Grazie a te. Nemmeno io mi sono preparata niente, quindi
grazie, grazie Chiara, perché Chiara è l'ideatrice del premio Just Club, nel caso qualcuno non lo sapesse. Esatto, mai penso che sia universale. No, in realtà volevo condividere con voi un'esperienza che ho avuto negli ultimi mesi. Sto facendo ripetizioni a questa ragazza di 11 anni, che è in prima media, in seconda, diciamo che l'ho presa alla fine della prima, e che non aveva mai letto praticamente un libro in vita sua, e di conseguenza aveva anche tanti problemi a scuola, proprio di comprensione del testo. E io mi sono chiesta, ma è mai possibile che alle elementari non abbiano insegnato a questi ragazzi, a questi bambini, anche semplicemente a prendere un librino in mano, qualcosa di semplice, non so, la serie del battello a vapore, e abbiano insegnato loro a leggere, a interessarsi alla storia, a scegliere qualcosa che poteva interessare loro? Io ho cominciato a farle scegliere dei libri dalla mia libreria, dalla mia sezione, tra virgolette, no? Per ragazzi, cioè di chi io leggevo quando ero giovane, e adesso veramente vedo che sta iniziando a interessarsi. Perché? Perché non vede più il libro come qualcosa di messo là, di noioso, di pedante. Semplicemente pensa al contenuto dei libri. Quindi secondo me la cosa fondamentale, principale, per far sì che i giovani, ma proprio i giovani giovani, i bambini anche, si interessino ai libri, è di partire dal contenuto. Cioè, facciamo loro scegliere che cosa, facciamo loro capire che cosa gli interessa, e di conseguenza se imparassero a vedere il libro come qualcosa di vicino a loro, qualcosa di interessante, qualcosa di a portata, anche in futuro, per esempio alle superiori, quando si parla appunto di testi tipo I Promessi Sposi o non lo so, La Divina Commedia, si pensa che è un libro, beh, è qualcosa di vicino a me, non è questa cosa estranea, incredibile, che non capirò mai, che comunque si è lì, è messo su una colonna, la colonna del sapere, e non sarà mai parte integrante della mia vita. E magari si sentirà anche meno in soggezione a entrare in una libreria che sia antiquaria, che sia moderna. Io personalmente partirei da questo, forse. Assolutamente. Per farmi diventare il libro oggetto di culto. Assolutamente. Grazie a tutti, è un piacere, mi dichiaro colpevolmente anch'io neofita alla Luz Club, nel senso che appunto questo premio ha costituito per me anche l'ingresso nella Luz Club, ma cercherò di ovviare a questa cosa, ovviamente tesserandomi anche per tutti gli anni a venire, ed è un piacere anche incontrare, di persone, gli organizzatori, Chiara Nicolini, che è sempre stata così accurata e che anche nel presentare le iniziative del club è così accurata, il professor Montecchi, che ha un'autorità nel suo campo, e anche Sergio Malavasi, perché Mare Magnum da quando ero ragazzino è uno strumento essenziale, credo, per tutti noi collezionisti e per me in particolare. Per quanto riguarda ciò che mi sento di dire in questa sede, e che in un certo senso è stato anche al centro del mio elaborato, è che il collezionista di libri ha uno statuto che in un certo qual modo lo distanzia dal collezionista in senso classico, nel senso che è impossibile equipararci, mi sento di parlare anche per i miei, tra virgolette, colleghi collezionisti, a qualcuno che collezioni figurine o che collezioni feticci. Il collezionista di libri è qualcuno che in primo luogo sta strutturando qualcosa, sta collezionando veicoli di conoscenza, e collezionare veicoli di conoscenza vuol dire appunto tenere insieme il piano estetico e il piano del sapere. Qualcuno che colleziona libri è qualcuno che sta cercando di mettere insieme una biblioteca. Quindi ecco, credo che sia essenziale far comprendere qual è la differenza tra il collezionista di libri antichi e il collezionista in generale. Non feticci, ma strumenti di conoscenza, e strumenti di conoscenza che in questo caso hanno anche un valore estetico,
che può essere dato appunto dalla legatura, dal portato storico-culturale. Quindi ecco, credo che il nostro statuto sia e sia destinato a rimanere unico anche nel panorama ristretto che è quello del collezionismo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie per questo premio, grazie a tutto l'Alus Club e anche per annoverarmi ancora tra le fila dei giovani, che insomma è sempre un piacere, quindi grazie anche per questo. E battute a parte, secondo me è molto importante l'impegno che l'Alus Club mette nel diffondere la bibliofilia, l'amore per i libri ai giovani, quindi l'attenzione che ha per i giovani, perché se ripenso a quando in me è nato l'amore per il libro, è proprio quando quel periodo dell'adolescenza in cui è difficile, ancora il futuro lo si vede quasi come una minaccia piuttosto che come una promessa, un qualcosa di bello da venire. Quindi in questo trovarsi spaesato è difficile anche dare ascolto magari agli adulti, quindi ai genitori o agli insegnanti che si trova accanto, per bravi che siano, per giusti che siano i consigli, ma è in una fase in cui si cerca di trovare da soli le risposte, si cerca anche con un discorso di ribellione di muoversi in autonomia, e quindi non può essere la figura dell'adulto, non può essere la figura del coetaneo che ti ritrovi ad essere spaesato un po' come te. Quindi io ho trovato grande forza nei libri, che poi non per forza importanti romanzi di formazione, classici, eccetera, ma anche la semplice narrativa. Io ricordo che da ragazzo mi piaceva tantissimo Stephen King, che adesso onestamente non riesco più a leggere, però probabilmente anche solo per sentire le storie, immergermi in mondi nuovi, in avere personaggi e avventure, quindi sentire che i confini della mia esistenza si allargavano, mi ha aiutato tanto. E anche nella frase che Chiara ha detto molto carinamente nel mio saggio, dove paragono l'informazione dell'esterno a quella dei libri, è proprio così secondo me. Quindi abbiamo la fortuna che, a differenza della luce, a differenza dei fotoni che non hanno massa, i nostri libri una massa ce l'hanno. Ed è qualcosa di bellissimo, perché il fatto dell'oggetto libro, di poterlo toccare, di poterlo andare a sfogliare anche dopo anni, ti ricorda non solo l'avventura, quindi ti ricordi i personaggi, i contenuti, quello che era successo, ma ti ricorda anche come eri tu quando hai letto quel libro, quando avevi quel libro tra le mani, magari dove lo leggevi, cosa stavi affrontando nel frattempo nella vita. Quello è un qualche cosa che ti può dare solamente un oggetto materiale, un oggetto bellissimo, poi come il libro, che lo vediamo qui, ci sono degli esempi straordinari di un manufatto artigianale. Ecco, quindi avere l'oggetto, ovviamente non posso essere, e non lo sono, contrario alla modernità, a internet, però ecco, la materialità del libro è qualcosa di più, è qualcosa che io definisco anche terapeutico. Mi piace tantissimo, a volte anche prima di uscire di casa, passare un attimo nella sala dove tengo la mia libreria, la mia piccola biblioteca, solamente per guardare, solamente per sentire un po' l'inerzia di questi testi che hanno attraversato negli anni
i più svariati proprietari, i più svariati lettori per arrivare a me e sentirmi insomma incoraggiato da tutto quello che hanno passato e quello che passeranno. Grazie. Grazie anche per questa sorpresa, gratissima. Piacere. Bene, io torno di nuovo a ringraziarvi tutti, siete stati fantastici, spero veramente che vogliate continuare anche diciamo ad aiutarci in questa nostra missione, perché non è facile. Poi Davide, gentilissimo, lui mi aiuta anche col sito, se vedete magicamente comparire le cose sul sito della disclave Davide. Io ho un documento solamente quello che ha creato. È veramente, ti ringrazio perché io poi ho 1500 cose da fare, quindi non riesco a seguire tutto quanto come vorrei. Matteo Morelli, che non è potuto essere qua perché aveva anche lui tantissimo da fare oggi, che ha vinto la prima edizione del premio, è quello che fa tutte le grafiche della Lux Club, ora anche senza materialmente, però ci piacerebbe riuscire a formare una comunità di giovani, perché quello che succede è che poi tutti, cioè dopo il premio spariscono, no? Hanno scritto tutti anche dei, purtroppo noi non possiamo premiare 71 persone, 62 persone l'anno precedente, però poi scompaiono, e questa è una cosa che mi dispiace veramente molto. Sarebbe bello riuscire, no? Se voi avete qualche idea su come si possa fare per fare una comunità di giovani bibliofili, ecco, sarebbe un po' quello che ci auspichiamo per il basta futuro. Continuare. senz'altro. Io penso che certamente, non dico una sezione giovanile, ma avere anche interessi a modi propri che li possono verso i giovani è un merito specialmente dell'Ava di Chiara Nicolini, ecco. Sì, beh, perché c'era un po' il problema in cui io ero uno dei più giovani, se ho fatto bene, no? Anche per 7 anni, e quindi alla fine, perché c'è stato un passaggio, e alla fine grazie a Chiara abbiamo avuto questo, diciamo, rilancio della squadra, ecco. Quindi in futuro credo che ci sia spazio molto per noi anche. E quindi ci vedremo ancora? Ci vedremo ancora, certamente. Fra 2 anni ci sarà la prossima presentazione. Certamente, certamente. Grazie a tutti.